arrivano i protagonisti di questa stagione. Valentina Rania a ruota, Roberto Scala e Matteo Scotti. Per Valentina Rania abbiamo preparato come 01 TV una targa. Oh, vediamo se qua riusciamo ad inquadrarla. Eccola qua, è una targa che diamo per tutte le emozioni che ci hai regalato. Che speriamo bello. Che la porterai sempre nel cuore. Grazie. Perché bellissima. Qui siamo riusciti, ci hai entusiasmato, anche oggi abbiamo fatto di quelle visite. Cosa si pensa in questo momento? Dove devo guardare intanto? Ma non lo so, Marco, io guardo. Penso che devi guardare là dritto. Di là dritto sì, a me? Sì, perfetto. Vabbè, che cosa si pensa oggi? Oggi c'è una felicità proprio di quelle esagerate, perché finalmente dopo questo lungo e intenso campionato ce l'abbiamo fatta, quindi tantissima felicità. Ecco, tu qui ci sei rimasta e hai lasciato una... Tutte le giocatrici sono state determinanti, tu però ti sei particolarmente inserita. A Santa Teresa ormai sei di casa, hai acquisito anche delle abitudini siciliane, c'è un fenomeno che va di fuori di quello sportivo. Ti abbiamo vista parte di questo paese, il nostro premio è dovuto all'annata ma anche al fatto che sappiamo che tu il prossimo anno sicuramente hai preso delle decisioni di vita diverse che sono più importanti di quelle della pallavolo e che sicuramente ti auguriamo il migliore, tutto quello che il tuo cuore si può aspettare. Grazie. E cosa lasci a Santa Teresa? Il cuore. Io lascio Santa Teresa al cuore, l'ho detto in tutte le mille interviste fatte, i post scritti, che io qui ho trovato una seconda famiglia. Siete stati per me fondamentali, soprattutto l'anno scorso, per quello che ho passato. Purtroppo la scelta di smettere è una scelta presa con serenità, perché comunque è arrivato anche il momento di pensare un pochino al mio futuro a casa, col mio fidanzato, con la mia famiglia. Sicuramente mi mancherà tantissimo Santa Teresa, ma io tornerò spessissimo, quindi mi troverete qui tantissime volte. Ok, chiudiamo qua l'intervista con te, ti consegniamo la targa che ti viene consegnata. Grazie, aspetta che devo salutare mia mamma, guardo là, e saluto anche il mio fidanzato che mi dice sempre che non gli faccio una dedica. Ciao amore, ora posso andare. Questa qua da parte dello staff e di tutta la redazione e gli editori di 01TV, portala sempre con te. Grazie, certo, per tutto quello che ci hai grazie regalato e per le emozioni che ci hai dato, soprattutto nelle mie telecroniche che sicuramente difficilmente... riuscirò a provare. In bocca al lupo per tutto. Grazie.